l'hanno stimato a livello italiano di 7 miliardi le chiusure per squadre dei ristoranti. E ogni ristorante poi, per ovviare a questa cosa, ha provato ad organizzarsi, perché l'unica cosa che è consentito fare era l'asporto e il delivery. Noi, come Paolo Pascapizza, abbiamo fatto e improntato come asporto e delivery sia la crisi di Pasqua per le colombe e anche un menù pasquale, perché è l'unica alternativa che avevamo per in qualche modo riuscire a incassare 2 lire giusto per qualche bolletta. L'anno scorso chi poteva fare un servizio del genere erano in pochi e si erano organizzati in pochi. Quest'anno, più o meno, visto che siamo tutti lì, la concorrenza quest'anno è veramente forte. Speriamo che, diciamo, questo incubo che sta vivendo la ristorazione a livello europeo termini il prima possibile, perché tutti i clienti, tutti i nostri commensali hanno grande voglia di tornare sulle tavole dei ristoranti per poter degustare i piatti del proprio ristorante preferito. Da noi, al ristorante Lo Scudiero, abbiamo appunto per Pasqua preparato 2 menù, cioè a parte fare la sport tutti i giorni e il delivery, per il giorno di Pasqua abbiamo fatto 2 menù specifici, uno di carne e uno di pesce. In questo anno abbiamo fatto grossi miglioramenti su quello che è il discorso sport, su quello che è il discorso delivery, perché si era partiti come una cosa che doveva terminare molto velocemente, invece ci siamo accorti che è una cosa che è duratura, aspettando che tutto ciò finisca, e lo speriamo in fretta, nel mentre stiamo strutturando per arrivare vicino ai nostri clienti. L'asporto, diciamo, è una cosa fatta per non reagire passivamente a tutto quello che ci succede, però intanto, anche se non ha dei risultati economici soddisfacenti, diciamo, cercando di mantenere la stessa qualità, ho ridotto il menù e gli altri che si prestano, ecco, ad essere trasportati. Abbiamo pensato un menù simpatico. Vedo che c'è, diciamo, gradimento, ho già delle buone prenotazioni, un buon numero di prenotazioni, però comunque si tratta di Pasqua, ecco, solo di un giorno, perché altrimenti gli altri giorni della settimana, ecco, devo dire la verità, è abbastanza lunga la cosa.